arrivarono le navi, tanti navi a Palermo, che verano sbarcarono con le facce. Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un saggio pubblicato dal comune di Cefalù da pochissimo, dal titolo Sotto lo sguardo di Ruggero, un sovrano, un regno, una città del Mediterraneo medievale, a cura del professor Francesco Paolo Tocco, che abbiamo il piacere di avere il nostro gradito ospite e al quale io lascio subito la parola perché sono curioso di sentire cosa ci racconta di questo interessante saggio che poi sono rappresentato da atti di un convegno. Quindi, professore, subito a lei la parola e ci racconti tutto. Prego. Sì, buonasera. Intanto partirei dal fatto appunto che si tratta di atti di un convegno. Di un convegno molto particolare perché credo sia stato l'ultimo convegno che si è svolto in tutta Italia prima del lockdown, dato che è avvenuto il 29 febbraio e il 1 marzo del 2020. E la sala era gremita, il convegno si è svolto di sabato e di domenica ed è stata impressionante la partecipazione di pubblico, soprattutto la domenica mattina. E questa cosa ci ha fatto, come dire, ci ha fatto molto piacere. D'altronde Cefalù è una città strettamente legata a Ruggero II, è una città in certa misura rigenerata, fatta rinascere, o comunque fatta nascere con un nuovo ruolo, grazie a Ruggero II. Se c'è il Duomo di Cefalù è perché lì Ruggero II voleva essere sepolto. Poi non è stato sepolto lì, le vicende sono un poco complesse, però il Duomo ha continuato a essere eretto, anche dopo la morte del sovrano, e rimane come monumento di uno dei periodi certamente più fortunati della storia siciliana. Quindi questo convegno si è svolto in una data incredibile. Ovviamente nessuno si è ammalato, perché allora il Covid era diffuso solamente in Veneto e in Lombardia, tant'è vero che i primi malati di Covid a Palermo erano due bergamaschi venuti in vacanza. E come, tornando a Ruggero, però, sotto lo sguardo di Ruggero, perché? Perché tutto parte tanto dall'interesse di un personaggio storico sul quale si potrà continuare a scrivere all'infinito, perché è un personaggio ricchissimo, perché è un personaggio stimolante, perché è un personaggio che naturalmente, col diaframma temporale che ci frappone fra lui e noi, non è possibile cogliere perfettamente in tutte le sue sfumature, che sono moltissime e che lasciano perplessi, anche perché ovviamente noi tendiamo a leggere attraverso la nostra ottica contemporanea, e questo, come è normale che sia, ci impedisce di cogliere alcune cose che per il tempo erano ovvie e ne fa sopravvalutare magari altre che invece per il tempo erano inessenziali o comunque non così importanti. E quindi il personaggio merita, ed è un personaggio che in certa misura rimane legato a qualunque uomo di qualunque tempo attraverso quel meraviglioso mosaico che abbiamo scelto per la copertina. Il mosaico che si trova nella chiesa di Santa Maria dell'Ammiraglio, detta la Martorana, di Palermo, che spero molti abbiano visitato, e se non l'hanno visitata li invito a farlo, perché è un capolavoro dell'arte, diciamo, normanna di Sicilia. Io non uso il termine arabo normanno, e poi spiegherò perché casomai, con aggiunte poi settecentesche, e che è passata, tutti a Palermo chiamano Martorana, perché accanto c'è un convento che apparteneva alla famiglia Martorana, ma in verità è Santa Maria dell'Ammiraglio. Questo ammiraglio è quel Giorgio d'Antiochia che è il grande ispiratore della politica, grande consigliere, grande ispiratore della politica di Ruggero II. E all'entrata della chiesa ci sono due mosaici, a sinistra c'è quello dell'incoronazione, o viceversa, non ricordo, comunque da un lato c'è quello con l'incoronazione in cui Ruggero è incoronato direttamente da Gesù Cristo, e dall'altro lato c'è invece la dedicazione della Chiesa alla Madonna da parte di Ruggero d'Antiochia, che è completamente prostrato ai piedi della Madonna con la barba bianca e le offre la Chiesa.
E già è un manifesto politico, naturalmente. I due mosaici sono un manifesto politico. Ma ciò che desta impressione e rende sempre attuale questo mosaico è lo scambio di sguardi, perché il sovrano buca completamente la parete e il mosaico e guarda verso lo spettatore, qualunque spettatore di qualunque tempo. E dunque abbiamo pensato che fare un convegno che servisse per inaugurare un centro studi dedicato a Ruggero II, intitolato a Ruggero II, è intitolato a Ruggero II proprio perché è un centro studi situato a Cefalù, città di Ruggero, non potesse che iniziare con Ruggero II. Quindi ci tengo a dire che questo primo convegno, cioè che il centro non intende occuparsi solamente strettamente di storia normanna o siciliana, o necessariamente anche medievale. Abbiamo già fatto un secondo convegno quest'anno, a gennaio, dal 7 al 9 gennaio del 2022, il cui titolo era Governare la multiculturalità nel Medioevo, che è riuscito abbastanza bene, anche se le presenze di spettatori, diciamo di pubblico, sono state veramente scarse, perché eravamo in uno dei momenti peggiori dell'impennata del Covid. Ci tengo a sottolineare che anche in questo caso nessuno dei partecipanti al convegno si è però ammalato, quindi le misure profilattiche sono state seguite adeguatamente, e in questo devo ringraziare l'operato del Comune, soprattutto nella persona dell'assessore alle politiche culturali, l'assessore Vincenzo Garbo, ma anche il sindaco, che è una persona che si è prodigata moltissimo per la riuscita del convegno e per la politica culturale in generale di Cefalù. Torniamo a Ruggero. Ruggero ci guarda, e lo sguardo di Ruggero ci pone moltissime domande, e noi stessi al tempo stesso rispondiamo a queste domande con altrettante domande. Il convegno, e così il volume, è diviso in tre parti. Naturalmente, come succede sempre per gli atti di convegni, non tutti i relatori hanno inviato le loro relazioni, ma diciamo che non ne sono state inviate tre su una ventina, quindi possiamo essere pienamente soddisfatti. E un'altra cosa tengo a dire preliminarmente: si tratta di un argomento storico, e qua noi stiamo parlando di storia, e immagino che chi segue questa intervista sia appassionato di storia. Noi viviamo in tempi stranissimi, in cui c'è una passione da parte del grande pubblico nei confronti della divulgazione storica, anche divulgazione di alto livello, e penso per esempio a personaggi come Barbero e Cardini e a Rai Storia in generale. Quindi sete di storia da parte delle persone, e invece una riduzione, un taglio continuo nei confronti della storia in ambito accademico, e questo alla fine non sarebbe poi una tragedia, ma anche un disconoscimento del valore culturale ed euristico della storia. Si tende sempre più, anche a livello di non solo informazione, ma anche in certi ambienti scientifici intendo di sapere, a sottovalutare la funzione della storia e a ritenerla più che storia una storiella. Perché sto facendo questo discorso? Perché sto alludendo a quello che era il primo intervento del convegno, che era il mio, quello d'apertura, che polemicamente si intitolava Ruggero chi? Ed era dedicato in buona parte non tanto a Ruggero, quanto a storici, teorici, americani, che sono stati adeguatamente recepiti da taluni italiani, che sostengono che la storia non ci può dire niente di vero, perché noi non possiamo entrare nella mente delle persone. Ora, l'affermazione è naturalmente molto polemica nei confronti della teoria della mente, è un'affermazione, come posso dire, veramente puerile, nel senso che se noi immaginiamo di non poter mai immaginare cosa pensano gli altri, evidentemente non possiamo comunicare con nessuno. È vero, noi spesso fraintendiamo ciò che pensano gli altri, ma ciò nonostante continuiamo a vivere cercando di ipotizzare cosa gli altri stiano parlando e interagendo con noi. Tra l'altro, nel caso della storia, nessuno pretende di capire cosa ci fosse nella testa dei personaggi storici, ma pretendiamo e riusciamo a comprendere molto delle loro strategie attraverso ciò che ci è rimasto, attraverso le fonti documentarie, che comunque sono un dato di fatto ineliminabile, e soprattutto poi attraverso la storia, diciamo, la storia delle vicende, la storia evenemenziale, diciamo pure, anche quella è innegabile. Faccio un esempio banale:
La seconda guerra mondiale, qualora non l'avessero capito alcuni ancora, i nazisti l'hanno persa e i fascisti pure l'hanno persa. Punto. È un dato di fatto. Dopodiché sarà stato un peccato per qualcuno, una tragedia molto triste, c'era un complotto, quello che volete, ma l'hanno persa. E bisogna quindi recuperare la capacità di guardare con storicità ai fenomeni. L'attuale guerra tra Russia e Ucraina, è un esempio di questa capacità che si è perduta. Dietro ci sono dialettiche che peraltro affondano nel Medioevo, affondano nella presenza normanna, tra l'altro, perché la Rus di Kiev è una creatura normanna, e che poi hanno conseguenze lunghissime nella storia e che non si possono naturalmente spiegare con le banalizzazioni della propaganda. Dunque, nel primo intervento ho sostenuto, e poi ho scritto, che sostenere che la storia non ci insegna niente e può al limite stimolare, cito, in questo caso, la produzione di endorfine che ci fanno stare bene con gli altri, è una cosa molto povera, della quale forse bisognerebbe ricredersi. Disgraziatamente, però, la tendenza attuale è esattamente di concepire sempre più la storia come un raccontino e nient'altro. Per fortuna esiste il pubblico, per fortuna esistono le persone che i libri li leggono, e che li leggono a più livelli. Questo è un libro fondamentalmente indirizzato a lettori, diciamo, competenti, di ambito accademico in generale, ma secondo me, in linea di massima, leggibilissimo da lettori con un minimo di formazione storica. Quindi, Ruggero chi? Perché di Ruggeri ne abbiamo parecchi. Chi è Ruggero? Ruggero è semplicemente un re di Sicilia che crea un regno che è l'antesignano di quello che poi sarà il regno spezzato dal Vespro, ma che sostanzialmente nei due tronconi, poi riunificati col Concilio di Vienna, anzi già nel Settecento e poi col Concilio di Vienna, diventerà il Regno Borbonico, quindi una realtà politica comunque importante in Italia, e colui il quale aspira a un impero mediterraneo, a qualcosa di molto più grande, con le conquiste effettuate in Africa e con certe ambizioni e proiezioni verso l'impero bizantino. Non dimentichiamo che nel mosaico di cui abbiamo parlato, Ruggero è vestito secondo l'abbigliamento degli imperatori di circa 2 secoli prima, ma naturalmente c'è una progettualità iconica che è di tipo bizantino, appunto di tipo imperiale, potremmo dire. E tant'è vero che c'è un contributo di Annick Peters-Cousteau che si chiede se non si possa inserire la politica di Ruggero in quello che attualmente è il filone di studio sull'imperialismo. L'imperialismo, l'imperialità, cioè un modo di governare che non è semplicemente il regno, ma qualcosa di più, di molto più complesso, perché tecnicamente quello di Ruggero è un regno, ma di fatto Ruggero ha ambizioni da impero, anche per la sua dimensione multiculturale, per questa attitudine molto saggia e molto accorta che è quella dei grandi imperi. Penso all'impero romano, penso all'impero ottomano, penso a certe realtà imperiali, cinesi. Penso anche a certi momenti un po' più fortunati degli Stati Uniti, questo non è un momento fortunato, in cui la capacità di governare la multiculturalità, e veniamo al secondo convegno, è cruciale. E Ruggero è un uomo capace di governare la multiculturalità, di sfruttarla, sia chiaro, non voglio fare discorsi irenistici e anacronistici. Ruggero è un sovrano medievale che ha sudditi, molti sudditi di religione islamica, molti di osservanza, diciamo, ortodossa legati a Costantinopoli e quindi scismatici per il periodo, e molti latini anche. Ha una feudalità sostanzialmente legata al mondo occidentale, eppure riesce a governare con pugno ferreo e però con feracità, con ricchezza, questo regno. E anche i suoi continuatori, nonostante le sfortunate vicissitudini, soprattutto del regno di Guglielmo I, bene o male, fino alla fine fino a Tancredi, cioè fino alla conquista da parte dell'impero, da parte di Enrico VI, marito di Costanza, la figlia postuma di Ruggero II, questo regno è un regno originalissimo nel panorama del tempo. Un'altra cosa che si è cercato di fare notare, che è venuta parzialmente a galla, ma verrà a galla con altri lavori, è anche questa proiezione non solo verso l'Oriente, ma anche verso l'Occidente. L'Occidente islamico di Al-Andalus, quindi la presenza di Idrisi, il fatto stesso che Ruggero fosse sposato con una figlia del re di Castiglia, per esempio. E
un certo atteggiamento nei confronti della cultura che è certamente impregnato di modelli islamici, soprattutto fatimidi, quindi egiziani, ma anche dell'Occidente islamico. Quindi la totale, profondissima mediterraneità di questo regno. Si parla quindi abbondantemente del personaggio, si parla del re, si fa cogliere, e qua c'è un articolo molto bello del compianto Martin, uno specialista di altissimo livello del mezzogiorno normanno e svevo, in cui fa cogliere tutte le ambiguità dei termini adoperati da Ruggero, dei termini di regalità adoperati a Ruggero. Ambiguità per noi, ma forse scelte pragmatiche per lui, proprio perché lui è ciò che deve essere per l'interlocutore. Cambia l'interlocutore, cambia il termine. E come dire, il suo potere si incarna in termini che vengono opportunamente colti dai vari e molteplici interlocutori. Quindi un personaggio vario e sul quale c'è ancora da scavare. Non per niente, dopo tante biografie, ne è stata pubblicata recentissimamente una di Glauco Cantarella, una biografia che ha un taglio probabilmente più occidentalizzante, ma è legittimo, perché sempre tornando a coloro i quali denigrano la conoscenza storica naturalmente non darà mai risposte definitive, ma la vita non dà mai risposte definitive, e nemmeno la medicina dà risposte definitive, e forse nemmeno la fisica e la matematica danno risposte definitive a modo loro. E quindi nessuno si aspetti risposte definitive, ma risposte ricche e stimolanti per vivere, dare un senso al presente e riuscire a interagire in maniera proficua, magari non facendosi la guerra, riuscendo a fermarsi un attimo prima delle guerre. Bene, forse questo è un frutto che la storia può darci e che un personaggio come Ruggero può darci. Quindi, personaggio Ruggero. Poi c'è la seconda parte che è dedicata a momenti legati alla corte o alla cultura o al contesto del regno, e poi c'è un affondo specifico su Cefalù, la città di Ruggero, e sul Duomo di Cefalù. E là c'è un contributo molto intenso di due giovani studiosi, Longo e Capitumino, che hanno fatto un'analisi notevolissima della storia del Duomo, perché ancora una volta, quando noi vediamo un manufatto, un'opera d'arte arrivata ai nostri tempi, non dobbiamo mai dimenticare che è stata alterata nel corso del tempo e che la lettura dei significati originari e delle disposizioni originarie è operazione estremamente complessa, che talvolta può addirittura contraddire quelli che sono luoghi comuni sul monumento che si sta studiando. E questo è il caso di Cefalù, quel luogo incredibile dove Ruggero voleva essere sepolto in due sepolcri, uno contenente il suo corpo materiale, l'altro il suo corpo regale, immateriale, ma sempre corporeo e quindi destinato a stare dentro un sepolcro. Molti sanno, ma lo ripeto per coloro i quali non lo sapessero, che i due sarcofagi di Porfido, tipici del mondo bizantino, dei sovrani bizantini, esistono ancora oggi, solo che in questi sepolcri ci stanno Federico II di Svevia e suo padre Enrico VI, che ne hanno approfittato. Ruggero sta in un sepolcro costruito successivamente all'acquisto di questi due e alla sua morte, che sembra più antico, ma in realtà è stato costruito successivamente. E che cosa ci dice questo? E con questo vorrei chiudere. Che l'operato politico richiede sempre accortezza, lungimiranza, consapevolezza, ma la più grande consapevolezza di chi fa politica è che molto probabilmente ciò che ha costruito verrà disfatto e rielaborato in maniera diversa. E che quindi la capacità di un politico, e in questo senso Ruggero l'ha avuta, perché poi il regno è durato, è di gettare fondamenta tali o di stracciare linee tali che consentono al suo progetto, nonostante tutti gli stravolgimenti, di mantenere una sua forza interiore capace di travalicare la normale mutabilità del corso della storia, che è ineliminabile ed è meravigliosa per questo. Spero di essere stato esauriente e di avere parlato sufficientemente del volume. Direi di sì, sicuramente. E bisogna consigliare a tutti di farsi un giro a Cefalù. Ecco, sì.
E anche a Palermo. E anche a Palermo, in Sicilia in genere, sicuramente Palermo, perché lì tra Cappella Palatina, Martorana, Zisa, Cuba, noi abbiamo monumenti islamici eccezionali. A questo proposito vorrei ricordare, anche se non credo, sì, c'è un contributo pure che tocca questo tasto della Zisa, che è questo meraviglioso castello che si trova al di fuori della città e oggi è inglobato in una zona anche un poco così, non eccelsa, diciamo, della città, la Zisa, costruito da Guglielmo I, quindi Ruggero era già morto, ma come è contenuto in un articolo che c'è nel volume del compianto di un grandissimo studioso della Università Complutense di Madrid, Juan Carlos Ruiz Sousa, morto troppo presto l'anno scorso e che abbiamo già ricordato a maggio e continueremo a ricordare, e gli studi di una sua collega, Susana Calvo Capicchia, la Zisa non è semplicemente un casino di caccia, un luogo di sollazzo del sovrano, ma è una Bayt al-Hikma, e cioè una casa del sapere, come erano di quelle tipiche del mondo islamico, recepite abbondantemente dalla cultura, dai sovrani cristiani iberici. Penso per esempio ad Alfonso il Savio, Alfonso X il Savio, re di Castiglia, ma anche in molti altri contesti. La Zisa era una casa del sapere. Cioè era un luogo in cui il sovrano discuteva di filosofia, di sapere con gli intellettuali della sua corte. Un luogo incredibile, mi si passi il termine, anche se il nome della rosa è ambientato agli inizi del 300, un luogo incredibile in cui culture diverse si confrontavano e non si temevano e non si cancellavano. E come invece nel nome della rosa, che è un romanzo, come possiamo dire, un po' engagé di parte, vogliamo dire illuminista per certi versi, va bene, però affascinante, viene criticato certo, chiamiamolo oscurantismo, diciamo una certa rigidità di un certo monachesimo attorno al 1000, è successivo, per cui il riso è la cosa peggiore che possa fare un uomo, un uomo deve essere sempre compassato, che visione triste che avevano alcuni, almeno nella concezione del romanzo, ebbene. Il riso dominava, il confronto dominava nelle case del sapere di sovrani mediterranei al centro del Medioevo. La storia non è andata esattamente in questo senso. Allora non c'era il nazionalismo, poi a poco si sono sviluppate differenze di tipo nazionalistico e il primo nazionalismo, tra l'altro, nasce come concerto di culture diverse, quindi è molto ottimista e molto positivo. Dopodiché, la cattiva moneta scaccia quella buona e i nazionalismi sono diventati fonti di guerra e di pretesa di superiorità e di chiusura nei confronti dell'altro. Bene, la Zisa, che non è monumento di Ruggero, ma è monumento di uno dei figli di Ruggero, era una casa del sapere, un luogo in cui il sovrano scendeva dal suo piedistallo regale. Attenzione, perché Ruggero II ha reintrodotto il concetto il reato di lesa maestà, che si punisce con la morte. Scendeva da questo piedistallo e dialogava con chi sapeva di lui, più di lui, e comunque poteva, come dire, apportargli nuove conoscenze in uno scambio continuo. Bene, io la ringrazio molto e vorrei ricordare il titolo quindi di questi atti del convegno che è Sotto lo sguardo di Ruggero, un sovrano, un regno, una città del Mediterraneo medievale, pubblicato dal Comune di Cefalù da poco e curato dal professor Francesco Paolo Tocco, che abbiamo avuto il grande piacere di avere nostro gradito ospite e che io ringrazio tantissimo sia per l'accuratezza di questo volume che per la sua partecipazione a questa presentazione. Grazie ancora, professore. Grazie. Grazie a voi e spero che il volume ovviamente venga letto, ma si potrà scaricare anche in open access, ma soprattutto stimoli interesse ulteriore nei confronti del Regno di Sicilia normanno, evitando le mitizzazioni, ma cogliendo quanto di ricco, di originale e di positivo c'era in questo regno medievale. Chiusura perfetta, grazie ancora, arrivederci. Grazie.
Arrivarono le navi, tanti navi a Palermo, che verano sbarcarono con le facce d'inverno.